Pomeriggio a tutti i calabresi e calabresi che sono nel mondo, da Vincent a spasso con il sorriso. Oggi con me non c'è Annalisa perché, ahimè, si è presa qualche giorno per andare in ferie alle Seychelles questa volta. Caspita, è sempre in giro e mi lasci solo a condurre questa puntata. Dove mi trovo? Mi trovo a Falerna, centro capoluogo, in provincia di Catanzaro, a ben 550 metri dal livello del mare, e sono qui in occasione della festa della Madonna del Rosario, che si tiene la prima domenica di ottobre ogni anno. E questa puntata, noi del programma Vincent a spasso col sorriso, la vogliamo dedicare a tutti i falernesi che sono dovuti emigrare per lavoro in cerca di fortuna nel mondo. E quindi sarà dedicata interamente a loro. Questa puntata la potranno vedere in diretta streaming, ma anche sul canale YouTube Vincent a spasso col sorriso. Non cambiate canale perché vedete una grande e bella puntata. A tra poco. Perché sei tu che porti il sole. Bene, essere qui a Falerna è sempre un qualcosa di meraviglioso. È una puntata dedicata veramente a tutti coloro che sono dovuti emigrare da Falerna e hanno lasciato il cuore in questo paese per cercare veramente un po' di fortuna nel mondo. E a proposito di persone che hanno girato, ne abbiamo trovato, mi hanno detto, uno da New York. Natale, sono da New York. Natale Gigliotti mi chiamo. Natale Gigliotti, da quanti anni manchi? Sono partito dall'88, 1988 sono partito, però vengo ogni anno. Ma avevi qualche chilo in più o sbaglio? Sì, un paio. Ma eravamo insieme con i chili di troppo. Ce n'era, non so. Però. Ma cosa fai in America? Ero detective, New York City, Police Department. Azzo, detective? Sì, sì. Hai conosciuto il tenente Colombo? No. Non l'hai conosciuto? Il tenente Colombo. Ah, eri tu il tenente Colombo? Vabbè. No. Ma senti, levati gli occhiali perché ti devono riconoscere. Tutti i falernesi nel mondo devono poter ricordarsi dell'amico Natale Gigliotti, 35 anni. Ma non ti è mancato Falerna? Certo, mi è mancato. Però, come ho detto prima, cerco di venire ogni anno, due volte all'anno, spesso. Adesso un po' di più. Adesso un po' di più? Sì. Ma perché? Sei in pensione? Sì. Ammazzo! Alla faccia? Sa nostra. Sa nostra. Ma il pensiero di ritornartene qui? No. Non c'è, perché? No, perché ho figli, la famiglia. Come? Venire qua due o tre mesi a... Ma è cambiato Falerna? Sì, è cambiato tanto Falerna. Nel peggio e nel un po' il meglio. Non c'è gente, non c'è... Però trovarsi così... La sera, la festa della Madonna è una cosa fantastica. Io ho incontrato gente che non vedo da 30 anni. Da 30 anni, caspita. Niente, io ti ringrazio. Grazie a lei. E se vai su YouTube,
puoi rivedere questa puntata mettendo Vincent a spasso col sorriso e poi la giri agli amici italiani in tutta America. Grazie. Allora, è bellissimo, io non l'avevo veramente riconosciuto perché tanti anni fa, nell'88 ha lasciato, io avevo 18 anni, ha lasciato Falerna, ma è bello rivedere vecchi amici. Ma il grande problema la Calabria l'avrà in futuro. Tanti giovani, ahimè, lasciano questa terra, la terra di Calabria, perché non c'è occupazione e devono cercare un lavoro in Alta Italia quando va bene, ma quando va male, ahimè, vanno a fare magari i dottori in Inghilterra o nel resto del mondo. È questo una società civile non lo deve più ammettere. C'è la necessità veramente che la regione, le istituzioni facciano qualcosa per questo sud. Noi al sud non abbiamo nulla da invidiare. Un saluto da Johnny Stranamore a tutta questa bella compagnia, questa musica e per questa grande festa della Madonna del Rosario per quest'anno. Mangiatevi i panini di Johnny Stranamore con il cuore. E a proposito... Vincenzo ce lo cala. E vai! Come potete notare, io intervisto soltanto persone che sono capellone, ecco qua. Il capellone, lei si chiama? Gigliotti, sempre, Giuseppe però, e vivo a Firenze. Mare? E manco da 45 anni. Che c'è, da Firenze non è che ci vuole tanto, in 10 ore? No, come residenza, non come tempo. Temporaneamente sono venuto. Sei venuto? Non spesso, però d'estate, per la festa della Madonna che non possiamo mancare. Spesso vado a trovare lui in New York. E ora sono in pensione anch'io, per cui... Che hai fatto, l'avvocato? No, il carabiniere. Ciao! Ciao! Cioè... Cacciate gli occhiali! Notare qua, la situazione è questa, I capelli non sono molto... Tu da dove arrivi? Bologna. Bologna ci sono i tortellini? A Bologna ci sono i tortellini, si mangia bene, c'è il ragù bolognese, anche se qua a Falerna si mangia meglio, in Calabria si mangia meglio. Un attimo, che c'è una persona che mi ha detto che ci sono, che c'è a Falerna, i vusciulari, e soppressate e ricapecodra. E vi voglio dire una cosa, se volete... Sono di alta qualità, sono di altissima qualità. Zio Michele, io mi permettete un po' di pubblicità, c'è uno dei più belli agriturismi della Calabria. Del 1740, mangerete veramente in maniera genuina. Attenzione, che ho detto prima, i capecollo che ho detto prima e i vusciolari che ho detto prima. Agriturismo I Villani, venite a, ecco dove si trovano, potete salire da Falerna Marina, arrivate al paese, poi un paio di chilometri Contrada Villani Falerna. Ma qualche giorno vi faremo assaporare con gli occhi qualche cibo delizioso e poi... E non solo con gli occhi, anche con la bocca. Ma siamo già d'accordo con Francesco che faremo
faremo la prova del cuoco. Io ho fatto per non parlare sempre di tortellini, caspita, ci sono prestati i capicolli che sono una meraviglia. Ci hanno la lacrima. Venite a Falerna, venite in Calabria. Pensata di pomodori di alta qualità con olive schiacciate, quelle sono cose naturalissime. E sono d'accordo con lui. Naturalissime e vere. È vere. Diffidate da coloro che dicono di avere agriturismi e poi vanno a comprare ai supermercati robaccia, mi raccomando. Abbiamo parlato dei tortellini che sono buonissimi, però tengo a precisare che la cucina calabrese è la più buona in assoluto, a livello internazionale, riconosciuta, prelibatezze che non conoscono eguali, perciò consiglio a tutti quanti, venite in Calabria d'estate, venite a fare le vacanze in Calabria che si sta bene, il posto è meraviglioso e soprattutto i calabresi sono... Ma tu non avevi mai avuto esperienze calabre? Io, mia moglie è calabrese, perciò ho avuto la... Di dove fosse tua moglie? Di Falerna, paese, parti, dei parti praticamente. Dei parti? Esattamente. E quanti anni fa ti ha fatto conoscere Falerna? Precisamente 2001-2002, poi... Quindi oltre 20 anni che vieni qua? Praticamente tutte le estate siamo qua, veniamo qua e si sta bene. Si sta bene, poi la sera ci vuole la copertina perché fa freschino, no? Abbastanza, anche se io sono un animale tropicale, preferisco i 40 gradi, però qua bisogna adattarsi. Però il mare, il posto, il mangiare, le persone sono veramente deliziose. Questo è quello che conta. E allora, ma anche a tutti i calabresi che non conoscono ancora Falerna, potete venire a fare un giretto, perché molti di Falerna conoscono Falerna Marina, Castiglione, ma è bene anche venire a Falerna centro capoluogo, ripeto, a 550 metri dal livello del mare. Vi ricordo che siete all'ascolto di Vincent a spasso col sorriso, è una puntata che stiamo dedicando interamente a coloro che hanno lasciato il paese per cercare fortuna altrove. E a proposito di Svizzera, qui è la signora che ha lavorato tanti anni in Svizzera, voglio ricordare mio nonno Vincenzo Nicastri, che è me da emigrato e ha lasciato lì la vita lavorando in una cava. Purtroppo sono state delle fatalità tristi, ma come mio nonno tantissime altre persone che cercavano di fare fortuna all'estero non sono più tornate nel paese, e io questa puntata la voglio dedicare anche a tutti coloro che sono in cielo. Buon pomeriggio. Grazie. Il tuo nome? Isabella Tiziano. Isabella Tiziano viene tutti gli anni a Falerna? Ho anche la casa qua. Anche la casa, ma un giorno vorrei venire a vivere per sempre? No, per sempre no. Perché? No, ormai i miei figli e i miei nipoti sono in Svizzera. Così, perché poi ci si allontana, si lavora tanti anni. Sì, e poi altri amici, altre abitudini, altre cose. Tutte altre cose. Ma che lavoro facevi in Svizzera? All'ospedale. All'ospedale? Ma ha una puntura? Sì, l'ho fatto adesso al vicino che aveva mal di schiena. Oh, caco di giacadola, il mal di schiena. Sì, vuoi salutare qualcuno? Saluta tutti i nostri paesani. Speriamo di riuscire a far vedere uno scorcio della processione della Madonna e sicuramente quando la Madonna rientrerà in chiesa. Circa le 8 e aspettiamo qua, tanto io poi troverò qualcuno che mi darà da mangiare. Sì. Tu sai cucinare? Sì, no. Bello. Falerna è bello? Sì, perché io sono nata qua a Falerna e sono 57 anni che sono a Bellinzona. 57 anni a Bellinzona, in Svizzera? Sì, però ragazzi miei, le strade... Le dovrebbero migliorare? Buche? Andavo da mia zia, l'altro giorno ero lì che camminavo così per paura che dico magari prendo una buca, paf, peccato. E allora facciamo un appello all'amministrazione comunale affinché attenzioni le vie e le strade del nostro paese. Veramente. Lei a Bellinzona non è che faceva anche lei l'infermiera, no? No, io non facevo l'infermiera, no. La ricca, la mantenuta, che faceva? La mantenuta, no, lavoravo. Che tipo di lavoro? Ho cominciato a 15 anni a lavorare in fabbrica e dopo ho avuto mia figlia, ho fatto un po' come potevo. Come poteva. Mio marito lavorava in acciaio in una... Ma non avete il magone quando ve ne dovete riandare? No. No, non vedete l'ora di ritornare a Bellinzona? No, quello no. Però... I vostri parenti prossimi, chi sono i parenti? I parenti. Quali sono i parenti? Allora, io ho parenti, c'ho Rosario Pallone. Rosario Pallone che salutiamo. Non quello dal bar, eh? No, ho capito.
e c'ho mia sorella Manuela, mia zia Ida, e ne ho pochi parenti. Mio fratello Gennaro Pallone, lo conosce? Certo, io conosco tutti i palloni. E dopo non ho più. Le è piaciuta la festa fino ad ora? Sì, sì, sì. A mio marito. Quanto tempo mancava? Ma sei o sette di più, no? L'ultima volta quando è che sono venuta? Non mi ricordo neanche. L'anno scorso, ma che stai andando? Non sono venuta alla festa, no? No, sono venuta per fare un giretto l'anno scorso. Comunque ogni tanto, di tanto in tanto, chi è in Svizzera è quasi quasi in Italia. Grazie. Prego, prego. Perché sei tu che porti il sole. Eh sì, mo ce ne va. Sì, va bene. Kojak, stiamo cercando qualche forestiero, qualcuno che è partito in tenera età ed è venuto qui a Falerna. E lo troveremo per strada sicuramente. Lo troveremo per strada, magari qualcuno che ci manca da un po' di anni. Sicuramente ci sarà. Guarda, io guardo. Qualche emigrato, perché una volta si partiva con la valigia e cartone. Lo devo trovare io. Sì, mi devi dare una mano perché non è che conosco tutti. Vì, vì. Buonasera, qualcuno che arriva. Ti aiuto io. I gemelli diversi. Siamo diversi gemelli. Ma siamo grandi amici. In famiglia siamo diversi gemelli. E io lo dirò sempre, lui è quello che un giorno mi chiamò mentre stavo conducendo un programma radiofonico a Radio Enterprise dicendo: Vincenzo, tu mi puoi presentare lo Zecchino d'Oro? Tu sei impazzito, Ettore. No, tu hai le capacità. Beh, grazie a lui ho iniziato a presentare. È ancora qua che fa il presentatore. Però faccio il. Non ho mandato una lira. No, è vero, non l'ho pagato. E comunque parte del successo è anche tuo, perché il nostro è uno dei programmi più visti in Calabria, con i dati da Auditel alle mani. E dicono che io rompo gli schemi, ma io rompo le scatole. Rompi le scatole, lo sanno tutti. Lo sanno tutti, io sono il prezzemolo su ogni minestra e io avrei bisogno di conoscere qualcuno che arriva da fuori. Tutti scappano. Io sto cercando qualche forestiere. No, sono autoctona e sono senza voce però. Ha perduto la voce, ecco. Mannaggia. Disponibile senza voce. Lei ha lasciato Falerna da tanti anni e ora ti trovi? A Bologna. A Bologna, e cosa fai di bello a Bologna? Faccio l'infermiera, ma... Tutti gli anni rivieni volentieri? Molto volentieri, anzi vengo più volte all'anno, vengo 3-4 volte all'anno perché Falerna è sempre nel mio cuore. Grazie Angelica. Sto cercando forestieri, ho pizzicato Natale Gigliotti che mancava da 35 anni nel proprio paese e sto cercando qualcun altro che è anche longevo. È longevo falernese o longevo... Falernese. Io sono abbastanza longeva, non lo sì, so. Sì, però qualcuno che ci ha lasciato quando era piccolino e magari, ecco, può capitare che qualcuno ha portato i propri nipoti, i propri figli a fargli vedere per la prima volta Falerna? Allora, fammi... Io ne ho visti parecchi, ora non saprei dirti esattamente, ma sì, quest'anno c'è stato un sacco di gente. Ma che bello ritornare nel proprio paese, ma c'è una tendenza, tutti i calabresi quando vanno in pensione hanno il desiderio di ritornare nella propria città, nel proprio paese natale. Mi sembra del tutto naturale e umano, ovvio, io se andassi fuori non potrei evitare di venire a Palermo poi il giorno della Madonna. La festa della Madonna del Rosario, ricordiamo, si tiene ogni prima domenica di ottobre. Prima domenica di ottobre ed è un po' il richiamo per noi tutti. La Madonna che esce dalla chiesa, per me la vedo da 70 anni e sono... Noi faremo vedere la Madonna che trasa invece, va che bene? Che entra e che esce, perché quando la Madonna esce c'è, non so perché, il sole che colpisce evidentemente l'orario e gli occhi della Madonna sono lucidi, chiamatemi fissata, quello che volete, gli occhi della Madonna sono vivi, quindi è veramente un momento di commozione forte. Ma ecco, lei ha una figlia che lavora fuori. Ed è venuta, la riusciremo a pizzicare? Sì, è in giro a mangiucchiare. Ma dov'è, a Bologna? A Roma. A Roma, sì. Insegna a Roma? Sì, ormai sì.
quindi vediamo se riusciamo a pizzicarla. Grazie. Provala. Ciao, arrivederci. Perché sei tu che porti il sole. E ora vi dimostro, ho imparato quattro parole in inglese, spagnolo, francese, americano. Come ti chiami? Claudio Mancini, de Wadre, Liège, Belgique. Je viens ici à Falerne parce qu'il y a une grande fête, qui est une fête énorme, una festa grandissima, che è la festa di Falerne, une grande fête. Ah, ma quindi parla anche italiano, meno male, ci siamo salvati in corner, dillo in italiano. Vengo dal Belgio per questa festa, qui a Falerne, e vedo il mio cugino. Ma è la prima volta che partecipi alla festa? No, sono molti anni che vengo qui. Ça fait beaucoup d'années que je viens. Ça fait longtemps, ça fait 30 ans. Una vita, une vie. Un vie. Toujours un plaisir, sempre un piacere. Ma il bidet ce l'hai in Francia? Belgio. In Belgio ce l'hai il bidet? Certo, ma in Francia no. In Francia no. Tu invece? In Italia sì. Tu ce l'hai? Sì, in Italia sì. Di dove sei? A Nocera. Sei di Nocera, quindi sì. Sei in casa. Sì, a Nocera il bidet c'è. C'è? Sì. Meno male che il bidet c'è. Meno male, davvero. Meno male. Ok, ciao. Ciao, arrivederci. Ma che è? Non si possono mai vedere. Che sei tu che porti il sole. Falerne è un paese internazionale. Giusto. Da dove arrivi? Allora, io sono da New York, ho portato il mio amico qui vicino di casa, che anche lui abita a New York. Come ti chiami? Io mi chiamo Agostino, nato qui a Falerne, 55 anni che sono in America. E non tornavi da 55 anni? Beh, no, ho mancato una quarantina d'anni prima che sono ritornato per la festa. Tornavo spesso per agosto. Oh, non fare ogni 40 anni che non ci sarai più da anni. Adesso, dopo una volta che sono ritornato, ogni anno ritorno. Ogni anno ritorni? No, e poi ogni anno che ritorno porto un amico. Per che facevi a New York? Io facevo il campista, lavoravo in banca che giocavo sull'euro. A pila, chissà, a pila, sì. Tena, un dollaro? Il dollaro, sì. No, come noi che siamo scasciati. No, l'euro è forte, no, ci sta bene in Italia, il Palermo è bellissimo. Ci sta bene? Sì. Io penso che l'America è qui in Italia, non in America. Lei chi è, la fidanzata? Questa è mia sorella. È tua sorella? Vabbè, sì, chiedevo, no, che ne so io. Fate un sorriso, vediamo se vi assomigliate. Sì. Mi pare in un mastino napoletano, fai un bel sorriso. Il tuo nome? Elia. Elia, le storie tese, anche tu a New York? Sì, 54 anni. E che hai fatto lì a New York? Io sono una stenografa. Ah, caspita, ormai non esistono più le stenografe. Sì, lo so, ma in America ce ne sono abbastanza. Ma tu a un computer sai lavorare? No, computer, no, ho capito, ma oggi un computer lo sai usare? Ma certamente, chi man... come... no, come noi consapevamo che non ho con un bicchiere. No, non è vero. Invece lì a fianco abbiamo? Mi chiamo Luigi. Sempre?
Abito a New York, non parlo poco, E a New York che cosa facevi? Chirurgo orale. Dottore, aspetta. Senti, dottore, io tengo una histola. Dottore, io tengo una histola. Cacca. E lei è conciare. Che mi hanno fatto due interventi e non sono giuti buoni. Come devo fare? Are we going to be on TV? A fare altri interventi finché se ne va via. Ecco, Ruculelati sono tutti bravi. Scusate il francesismo. Ma tu, chirurgo estetico? Mi piace Palerna. Amo Palerna. He loves it. Che bello ritornare nel proprio paese! Viva la Calabria! Viva Falerna! A tutti! Ciao! Perché sei tu che porti il sole. Siamo con Morena e Pino, siamo i volontari della Protezione Civile del Comune di Falerna. Lui è il responsabile. E lei la vice. E lei la vice. Ma sono fortunatissimo! Beh, non ci vediamo dai tempi di Castiglione, quando venivo con il programma a riprendere la festa di San Foco, e salutiamo tutti gli amici residenti a Castiglione. Allora, il lavoro della Protezione Civile, in poche parole, in cosa consiste? Noi siamo qui, come dice la parola, a protezione. Sorvegliamo un po', se succede qualcosa, speriamo di no, allora noi interveniamo. E dimmi una cosa, quanti sono i volontari? I volontari sono 32. 32 volontari? Sì, però si è aperto un nuovo corso, partirà a breve con altri iscritti e quindi speriamo di aumentare il gruppo. E allora, Pino? Noi facciamo parte della Protezione Civile regionale, della piattaforma regionale, quindi in caso di calamità e qualcosa si può partire anche fuori dal comune di Falerna. Io sono rimasto spaventato da un alert. Un giorno stavo facendo un ufficio ed è partito un alert dai telefonini, ho detto qualche virus, mi sono fortemente preoccupato, invece erano le prove generali, speriamo che non debbano mai servire. Ma per chi volesse iscriversi alla tua protezione civile, alla tua organizzazione? Ai volontari del comune, basta contattare me o Morena, prima di giorno 8, perché entro il giorno 8 dobbiamo mandare l'elenco alla protezione civile regionale, perché il corso si farà a Catanzaro. E quindi chi vuole, prima di giorno 8, qualche giorno prima, dobbiamo mandare l'elenco dei nomi alla protezione civile. La vice da quanto tempo fa parte della protezione civile? 2 anni. 2 anni, ti trovi bene? Abbastanza bene, sì. Con Pino ha grande esperienza. Da quando gestiva la protezione, da quando gestiva la Proloco in maniera eccellente, te lo devo dire. Ma non perché siamo a telecamera accesa. No, assolutamente. Ci è dispiaciuto che poi ha lasciato, perché la Proloco con lui effettivamente aveva avuto molto riscontro anche da parte della popolazione. Noi ci troviamo benissimo, siamo un bel gruppo, molto unito, collaboriamo tutti, cerchiamo di dare un aiuto concreto. Sì, assolutamente sì. Attualmente stasera siamo qui, quindi cerchiamo di dare una certa sicurezza e che le persone si sentano sicure con noi. E ricordiamoci che siamo a Falerna, centro capoluogo, in occasione della festa della Madonna del Rosario. Dicevi? Noi vi dobbiamo salutare perché dobbiamo andare, ci hanno chiamato. Anche noi, io devo andare a mangiare lo spezzatino, Pino! Buona serata, grazie. Ciao! Perché sei tu che porti il sole. Allora, puoi andare. Buonasera, io sono Pietro Perri, detto Pirri Cicchina. Siamo a Falerna Paese per la festa della Madonna, siamo nel locale di Francesco Floro, detto il Chicchio. Allora, un ottimo spezzatino, un ottimo vino, un ottimo mangiare. Qua ci sono i miei amici che sono Massimo, Dino, Giannetto che c'è la moglie lì. Comunque vi auguriamo a tutti di venire a Falerna, perché c'è una grandissima festa, c'è la processione in corso e tante belle cose. E a proposito, mi ha parlato di spezzatino. Ci vogliamo bene. Ci vogliono bene e lo sappiamo. Sento il profumo dello spezzatino. Oh, non tagliarlo. Di da dove arrivi? Bologna. Bologna, ma si ritorna sempre al proprio paese per la festa della Madonna. Francesco. Buonasera. Buonasera a te, mamma mia. Meraviglia. Lo so, meraviglia passaggiata, lo faccio per i calabresi. Passata di pomodoro fatto in casa. A Trippa da dove arriva? A Trippa dalla Sila, quindi Nostrana.
trippa nostrana che va provata. Io lo faccio per voi calabresi, mi sacrifico per voi. Prima ho visto tuo padre, abbiamo parlato dell'agriturismo ai Villani, e quindi fra poco vi delizieremo con delle pietanze uniche. Sicuramente, da settimana prossima, inizio mese prossimo. Dobbiamo iniziare, ma io intanto devo provare e lo faccio, ripeto, mi sacrifico solo per i calabresi. Me ne devi fare provare un po'. Io lo faccio per voi, vi voglio fare provare dell'ottima trippa calabra. E qua ho mio cugino Francesco che mi delizierà. Quanto deve cuocere la trippa? Almeno 3 ore. Almeno 3 ore e io in 3 secondi riesco a spazzolarmela. Ma c'è il peperoncino? Ah, certo. E lo sapete, direttamente lo faccio vedere ai calabresi, fai un primo piano. Dal profumometro, direttamente nelle vostre televisioni, le televisioni moderne, vi regalo un po' di calabresità con dell'ottima trippa. Lo faccio, mi sacrifico per voi. Da dove arrivate? Palermo. America. Da America. Palermo. Beh, abbiamo anche qualche falernese, mi sembra. No, io oggi questa è una puntata dedicata a coloro che sono emigrati. Quindi, no? No. Quando parti? Mai. A posto, meno male. Qualcuno resta. Perché sei tu che porti il sole. Un bel ritratto. Allora come va? Bene, bene, si procede. Stai procedendo, ne hai fatti tanti ritratti? Sì, qualcosina si è fatto. Qualcosina si è fatto. Poi dopo ho un matrimonio da fare. Ah sì? Grandinetti, sì. È più tardi. Mi aspettano lì, sì. Caspita, è famoso lui. Giro. Ciao. Arrivederci, ciao. Stiamo cercando persone straniere. Stiamo... Sì, ho capito, ma mi devi dare una mano perché ci sono troppi turisti, troppi emigrati che sono tornati al paese. Prego. Vabbè, se non trovi i nanicastri, a chi lo puoi chiedere? Mi dai una mano a cercare qualcuno? Qualcuno che ha la faccia di un forestiero. Una. Buonasera Salvatore, sto cercando qualcuno che arriva da fuori, qualcuno che è emigrato in tenera età. Ho visto a Natale Gigliotti, ma stavo cercando anche qualcun altro. Qualche americano l'ho intervistato anche. Bene, bene, bene. No, noi non siamo noi americani. Ho capito. Fuori, veniamo da origine. Catanzara. Catanzaro proprio. Però sai benissimo che noi abbiamo vissuto a Falerna dalla nascita, insomma. Dalla nascita. Quindi tornare a Falerna è sempre un piacere, soprattutto in occasione della festa della Madonna. Questa Madonna è ricordata perché è sentita nel cuore, nella testa, si incontra tanta gente. Insomma, è un piacere venirci per incontrare gli amici, festeggiare, stare nei luoghi che sei nato, hai vissuto e soprattutto avere i ricordi dell'infanzia. E io voglio salutare tutti i miei parenti che sono tra Milano, la Svizzera, qualcuno in Australia, perché ahimè con grandi sacrifici hanno lasciato, e grande dolore, hanno lasciato la propria terra, hanno lasciato il cuore qui. Esatto, e colgo l'occasione adesso, so che ci guardo dappertutto, di mandare un caloroso saluto al mio amico, nonché tuo zio, Tonino. Ricciolino, zio Tonino, lo vedrò sicuramente nei prossimi giorni perché vado a Milano. E me lo saluti di cuore, me lo abbracci proprio.
Te lo abbraccio. Poi ecco, voglio ricordare che Vincent a spasso con il sorriso, oltre ad andare in onda su RT canale 14 e STV canale 94 e 98, andiamo anche in diretta via streaming nel mondo. Ma la cosa bella per chi si fosse perso una puntata è quello di poterla vedere su YouTube al canale Vincent a spasso col sorriso. Grazie. Prego, prego, grazie a te, ciao. Perché sei tu che porti il sole. Erna? Sì, piace tanto. Ma è vero che hai trovato il moroso di Falerna? Non lo so ancora. Lo stai sperimentando? Sì, mo sperimento. Lo sperimenti? Il cugino, il vaso Nicasi che si è nascosto, perché sennò poi tutti quanti mi salutano. Sì, dovevo nascosta lì. Ma si comporta bene? Sì, è bello. È bravo? Bravo. Ma lui è stato uno dei più bravi pittori della Calabria, diciamolo! Oh, non cambiate canale perché io cerco di arrangiare qualcosa da mangiare, ok? A dopo. Ciao Gucci. Ciao Gucci. Ciao. Da dove arrivi? Da Falerna Marina. No, non è vero, da Borgo Manero, provincia di Novara, però ormai origini? Sono trasferita qui, ormai vivo qui. Ah, quindi, ecco, è una delle poche che ritorna dal nord. Più o meno. Ma anch'io sono ritornato perché per tanti anni... Da dove? Da Milano. Ecco, da quanto? Da diversi anni. Io sono nato a Saronno, provincia di Varese, ho vissuto tantissimi anni a Milano e da diversi anni sono rientrato in Calabria. E io sono nata a Borgo Manero in provincia di Novara e da 9 anni a sta parte vivo a Falerna. E che fai di bello a Falerna? Non si può dire. Un cunaro poliziotto. È un segreto. Servizi segreti. Andiamo. Te lo posso dare un indizio? Sì. Io faccio ubriacare la gente. Lavori in night? No, faccio ubriacare la gente. È una barista. Unicate club. Vendovino, sveglioni. Oh, proprio a me che sono astemio. Il vino Veritas. È Veritas davvero. Ciao. E a Falerna non poteva mancare la via dell'amore. Perché? Perché forse qua si sbaciucchiano, io non lo so. Magari poi un giorno chiederemo a qualcuno delle spiegazioni. La via dell'amore. E facciamo le vinegge e rughe sottane, come si dice in calabrese. Questa bella trasmissione. È uno dei nostri fans, segue sempre Vincent a spasso col sorriso. È bellissimo, lui è un amicone più che altro una trasmissione. Mi piace come collabora, che mangia pure, prova tutto. Ma io lo faccio per i calabresi. Giusto, no? Mi sacrifico per loro. E poi... Un po' di ironia ogni tanto al punto giusto. Che ti devo dire? Che sei bravissimo. E io ti ringrazio, ma c'è anche la nostra Annalisa che è altrettanto brava. È partita, è andata una settimana alle Seychelles. Brava. Sei la Shell, lo so. Poi non lo so. Se volete saperlo, purtroppo faccio questo lavoro per motivi, diciamo, di necessità. Se no, sono un ottimo artigiano. Artigiano, arrivi da Soriano, giusto? Soriano Calabro, so fare da zappare la terra a tutto. E allora fai un appello, se qualcuno vuol zappare la terra... È una persona speciale perché tutti dalla terra veniamo. Tutti dalla terra e spesso ce lo dimentichiamo. E tutti dalla terra torniamo. Senti, ma poi io volessi una cucciara per minare ancuno. La cucciara è qua, ma se va accattati. Ho capito, ma devo lo sconto però. Ci posso minare? Ci minate no. No. Una volta che va accattato. Ma quanto costa una cucciara per minare ancuno? Quanto la volete. Quanto voglio? E allora, dopo, a telecamere spente, mi accatta la cucciara. Quando mi devo vedere in questa trasmissione? Ti vedi nelle prossime settimane. Ricordi su RT canale 14, tutti i mercoledì alle 21, poi in replica, siamo anche su STV. Vedo sempre queste trasmissioni, sempre, perché mi fa piacere vedere principalmente
Sempre le modi e i trattamenti che si usano ancora in questi paesi. Sempre, viva le tradizioni, viva le feste. Vi ricordo che siamo a Falerna centro capoluogo, a 550 metri dal livello del mare. Siamo in provincia di Catanzaro per la festa della Madonna del Rosario a Falerna. Ciao Concettina. Ciao. E mi ha detto non intervistarmi, ma secondo te? Ma quanti turisti, ma quanti emigrati ci sono? Tanti, sono venuti da fuori un sacco di persone. Sono venuti con le lacrime e ritorneranno sì, con le lacrime. Assolutamente sì. Perché lo ricordiamo, il cuore lo lasciano a Falerna, lo lasciano in Calabria. È vero, è vero. Tu hai qualche parente che è andato fuori? Sì, ha voglia, tanti. Sì. Era Ecrista, era un uomo sociale che dava luce. Lo so, lo so. E la luce lo sai che cos'è? È la strada. Certo. La strada è quella bella che continua. Ma non la nostra Salerno-Reggio Calabria che fa schifo, no, consentimi. No. Ok, grazie. Ciao Vince, ci vediamo. Ciao. Lui arriva dalla Svizzera, giusto? No. Da dove? Nardò di Pace. Nardò di Pace. Sì. E come mai? Perché abito lì. Hai cambiato da un po' di anni. Sì. Da 25 anni. E che stai facendo? Lavoro con la forestale. Con la forestale? Sì. Ah sì? Sì. Ma un trasferimento qua a Falerna? No, no, sto bene là. Stai bene là? Sì. Sono sempre falernese io, eh. Sei sempre falernese, sì, sì. Lasci sempre il cuore qui. Sì, sempre. Ok, grazie, ciao. Buona serata, grazie. Anche a te. Sì, non ce n'è problema. Dove? Aspettano dove? Il tuo nome? Luigina. Luigina, che cosa fai nella vita, Luigina? Sono giornalista. Ah, caspita! Gazzetta del Sud. Allora posso salutare la mia amica Maria Scaramuzzino? Sì, certo, come no? Un saluto a Maria. Un saluto a Maria da Luigina. Ok. Grazie, ciao. 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 Oh, due giornaliste della Gazzetta del Sud. E siamo con alcuni di Falerna, i giovani di Falerna, giusto? Sì. Io sono impressioni di questa festa? Non è come tutti gli altri anni, perché ormai che vogliamo c'è crisi e quindi diciamo non ci sono più tante bancarelle come una volta, perché la festa era molto più grande una volta, c'era molte più persone, però l'importante è che ancora l'usanza c'è, le persone vengono, anche se sono poche, ma vengono. Il tuo nome? Lorenzo. Giuseppe. Tu Giuseppe, il tuo parere? Io mancavo da un paio di anni, dico la verità, quindi per me la situazione è rimasta la stessa, però noto che c'è meno gente rispetto agli altri anni. Ci sono però tantissimi emigrati, coloro che sono tornati in occasione della festa. Un sacco di persone tornano ogni anno, anche dall'estero, proprio per la festa. C'è questa usanza importante ed fa piacere comunque che rimanga. Sarebbe bello però avere presenze tutto l'anno. Uno dei grossi problemi nel sud è che molti borghi si stanno spopolando e quindi la regione Calabria, le amministrazioni devono fare qualcosa affinché si portino veramente delle persone all'interno di questi borghi. A Sambuca di Sicilia, provincia di Agrigento, che è uno dei borghi più belli d'Italia, è stato nominato borgo nel 2016 più bello d'Italia, lì hanno venduto le case a un euro e hanno ripopolato il borgo ed è un qualcosa di meraviglioso. Quindi in tutta la Calabria, se ci sono delle zone veramente con pochi abitanti, forse è l'occasione di attrarre un po' di persone. Assolutamente sì. Sì. Grazie. Grazie a voi. Perché sei tu che porti il sole. Solitamente c'è Annalisa che mi ricorda dello spot dell'Epli Ente Proloco Italiane. Cara Giuseppina Ierace, lei è la presidente regionale dell'Epli, ti faccio vedere il mio paese Falerna in provincia di Catanzaro e a voi calabresi lo spot dell'Epli. EPLI, Ente Proloco Italiane, è un ente nazionale di rappresentanza delle Proloco, presente oggi in gran parte dei territori italiani attraverso i comitati regionali attivi, conta quasi 1000 Proloco e 250.000 associati. Ad un solo anno e mezzo dalla sua partenza è riuscito a farsi spazio in tutte le regioni del sud, Calabria, Sardegna, Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata, Lazio, come man mano quelli del nord, Toscana, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna.
Presidente nazionale il calabrese Pasquale Ciurleo, originario di San Giorgio Morgeto, Reggio Calabria. I suoi principi, federalismo associativo e libertà associativa. Per info, Giuseppina Ierace, presidente regionale al 338-933-8683 o sul sito www.epicalabria.it. Presentiamo i calabresi, l'Epli Calabria. Ciao a tutti! È il momento del rientro della Madonna all'interno della chiesa, la Madonna del Rosario. Vi ricordo che siamo a Falerna, centro capoluogo, provincia di Catanzaro, in occasione della festa della Madonna del Rosario. Thank you.
Da qualche minuto avete visto le immagini del rientro della Madonna all'interno della chiesa San Tommaso d'Aquino qui a Falerna, centro capoluogo. E continuiamo con le interviste, vediamo di trovare qualche altro emigrato che è tornato in occasione della festa della Madonna del Rosario. Disturbo? Lei di dov'è? Io sono di Falerna. Falerna, originario di Falerna ma abita? Originario di Falerna ma abita a Torino. A Torino! Me la saluta la Juventus? Certo. Lei non è juventino? Non sono juventino ma non sono di nessuno, io sono del Catanzaro. Catanzaro, del grande Palanca. Bravo, mica si ricorda. Quando riusciva? A fare che di belli calci. Ah. Ma ti manca Falerna? Sì. E cosa fai di bello a Torino? Io sono pensionato. E prima? Avevo una fabbrica. Una fabbrica? E che realizzavi? Vetri. Un vetraro che non se ne trovano più. Per le macchine? Non per le... Ma quanto costano i vetri? Costavano cari. Ma ti è avanzato un 8,50 in una panda? No. Vabbè, non ci è avanzato niente, vabbè. L'hai venduta la fabbrica? No. Ho finito, è chiuso. È chiuso. Oh, ormai si goda Asgargen, come si dice i soldi in torinese? L'Argen. Ma pure torinese, no? Siamo vicino a Torino. Ma tu tutti gli anni scendi in Calabria? No, ma io ho tutta la famiglia. Da quanto tempo mancavi a Falerno? Quasi che manco di Falerno 65 anni. Mamma mia! C'è noi 87. E quindi in altri 60 anni torna e vieni? Ma certo che ci vengo. Oh, e lo vedremo sicuramente. Caro Vincenzo! Chi sei un amico mio? Come sta, compa? Io sto bene. Io pure, compa. Allora, che mi dici? Ti vedo che stai molto bene. E io ti ringrazio. Sono contento che ti ho visto. Grazie, anch'io. Sempre te, compa. Lo so. Ciao. Lui di Nicola, è Andicella. Un nipote. E saluto il mio papà che in questi giorni è a Milano e tornerà più forte di prima. Mio padre è a Milano, sì. Lo conosci, Però papà è juventino, È del Catanzarese. Oh Catanzaro. Veramente non sono di nessuno, però. O Catanzaro è Catanzaro, A Calabria mia è sempre Calabria. Sempre. Ti saluto. A Falerna non potevano mancare le zanzare. Uno dice, ma come le zanzare a Falerna? Sì, perché lui arriva da Novara, dove ci sono le risaie, ci sono certe zanzare che... Zanzare anche tigre. Assassine, altro che l'uomo tigre. Però non ne fa paura la zanzara. Ma che fai di bello a Novara? Io sono pensionato adesso. E prima? Prima lavoravo in una ditta dove costruivano gli elicotteri. Gli elicotteri? All'Augusta? Augusta, esatto. Augusta, ora Leonardo? Adesso si chiama Leonardo, ha cambiato nome. Noi ci lavoriamo per la Leonardo. La prossima volta vengo con l'elicottero a Falerna. Oh, sbrigativo. Arriva JR Curapila. Da quanto tempo mancavi al paese? Io manco da giugno. Da giugno, quindi sei ritornato in occasione della festa della Madonna. Faccio tre volte all'anno, vengo sempre al mio paesello. Che quindi è terapeutico Falerno. Lo amo il mio paesello. Allora, un appello a qualcuno affinché possa rientrare al paesello. Beh, l'appello mio sarebbe giusto che torneremo tutte le nostre origini. Ritorniamo alle origini. Mi dispiace tanto. Non dobbiamo perdere le tradizioni. Assolutamente. Perché le tradizioni sono il patrimonio nostro di tutti i calabresi, dei falernesi, di tutti coloro che ahimè sono dovuti emigrare per lavorare. Diciamo che... Ma tu quando sei partito avevi la valigia e cartone? Ma ricordo ancora, era verde. Verde? Cartone come dicono i piemontesi. Ti sei commosso quando sei partito la prima volta? Sì, la prima volta mi sono commosso quando sono andato a fare il servizio militare. Io ho lasciato i miei genitori, diciamo mio padre di una certa età, e lì è stato proprio lì. E poi? Però piano piano poi ci siamo inseriti in Piemonte, dove... Ha trovato l'amorosa piemontese? Sì, l'ho trovata, no, calabrese. Ah beh, moglie e boy dei paesi tuoi? San Biasi.
Sciambiacini, salutiamo tutti i Sciambiacini. Paese dei Cortelli. Certo. Ciao. Ciao. E si continua, si balla. Quando era giorno abbiamo intervistato Lina e adesso la figliolina. E siamo figliolina, con... Un tempo. Allora, figliolona. Purtroppo. Da Bologna a Roma, dove mangia sempre la coda alla vaccinara e poi tante altre belle pietanze, è venuta qua alla festa della Madonna. Da quanto tempo mancavi? Da 8 anni, ahimè. 8 anni? Sì. Sei tornata? Perché la scuola inizia il 16, non posso sempre dire alla dirigente preside dopo 2 settimane, mi servono 2 giorni. Quest'anno li ho presi, punto. I romani sono più permissivi, l'abbiamo detto, no? Sì, poi è immancabile, è la tradizione, la più bella tradizione di Palermo. Invece i bolognesi soltanto i tortellini, il prosciutto di Parma. No. Sono sfigati, dai. Paninazzo con soppressa, salsiccia, peperoni, melanzane, cipolla... E... quello chiamano panino fetoso. Fetosissimo, ingrassatissimo. Certo. Ma io al fianco ho un caro amico, il professor Daniele Menniti, quello che è stato il nostro sindaco per diversi anni. Già, e quindi io vi saluto. Ci saluti? Ti passo la camera. Va bene. Daniele! Eccomi qua. Allora, a tua disposizione, cosa vuoi detto? Cosa vuoi sentire? Allora, ti piace questa festa, le illuminazioni, no. Il calore della gente? Questa festa è praticamente straordinaria ed è difficile che se ne trovino altre come questa. Cioè qui praticamente quando è la festa della Madonna del Rosario arrivano da tutte le parti del mondo tutti gli emigranti, ma dagli Stati Uniti, dall'Australia per questa festa. Quindi se tu vuoi vedere una persona che non hai visto da 20 anni, devi venire qua e sicuramente la incontri. Tranne qualche raro caso che per 8 anni si assenta, ma questa è una cosa eccezionale. In genere fanno i salti mortali per essere qui tutti gli anni, quindi io voglio rivedere i miei compaesani, i miei amici d'infanzia, e quindi mi presento qua e li trovo tutti. Io ho rivisto Natale di Gigliotti che non vedevo dal 1988, tantissimi anni, e rivederlo qua è stata un'emozione. Questa puntata noi la stiamo dedicando a tutti i falernesi che sono emigrati in altre terre. Sì, guarda, l'emigrazione come in tutti i paesi della Calabria ha segnato molto Falerna. Io in effetti ho un pezzo di cuore un po' da tutte le parti come tutti i falernesi, quindi creare l'opportunità affinché vengano con piacere è una cosa che davvero non dobbiamo lasciar perdere, perché le loro radici sono qui, i loro figli ancora le conservano, ma anche fino alla quarta generazione. Quindi se riuscissimo a far sì che Falerna diventi un punto di incontro anche per le quarte e quinte generazioni, credo che potremmo avere anche una speranza di rilanciare questi posti. Ma dobbiamo evitare che questi borghi vengano sempre abbandonati, che i giovani partono, se ne vanno al nord in cerca di fortuna. Bisogna ripopolare i borghi, ma non solo di Falerna, ma di tutti i paesi calabresi. Io lo dicevo poc'anzi, a Sambuca di Sicilia hanno venduto le case abbandonate a 1 euro, molti sono rientrati al paese e stanno ripopolando questo fantastico borgo. Sì, il problema ovviamente è che una volta che hai acquistato la casa a 1 euro poi devi spendere 100.000 per ristrutturarla, quindi bisogna creargli anche le condizioni affinché questo investimento abbia senso, e questo è il ruolo delle pubbliche amministrazioni e soprattutto dei comuni. È questo che qui purtroppo si è interrotto questo processo, chissà che non si riesca a riprendere. Che non possa ripartire. Certo, noi ce la mettiamo. Ce lo auguriamo tutti per il bene del paese e per il bene di tutti i giovani che, ahimè, se non avranno delle alternative saranno costretti ad emigrare. Penso che anche le opportunità che ormai le tecnologie offrono di poter lavorare a distanza sia un'opportunità che dovremmo cogliere e dovremmo lavorare per questo anche. E ci riusciremo. Grazie. Grazie a voi per avermi intervistato. Buon lavoro.
Vi presento il mio più caro amico Gregorio Ligato. E prima di chiudere questa strepitosa puntata vi voglio presentare loro che fanno parte di un'associazione di calabresi in Svizzera, l'associazione Calabresi Mendrisiotto. Mendrisiotto, lui è il vicepresidente, si chiama Francesco Floro Vito. Da quanti componenti è composta questa associazione? Noi abbiamo un direttivo di circa 15 persone che collabora e organizza gli eventi, e in più abbiamo circa un centinaio di iscritti, di soci tesserati che sono sempre presenti con noi. Lo sai che in molti paesi riproducono la Madonna e la portano in Australia, la portano in America? Perché non cercare di fare qualcosa anche in Svizzera e fare un gemellaggio tra calabresi e gli amici di Mendrisio, gli amici di tutta la Svizzera? Beh, questa potrebbe essere un'ottima idea che probabilmente si può adottare anche lì. Il nostro programma Vincent a spasso con il sorriso va in onda in una televisione regionale RT canale 14 e siamo anche in diretta streaming nel mondo, ma anche sul canale YouTube Vincent a spasso con il sorriso. Ripeto, YouTube Vincent a spasso con il sorriso. Questo è uno dei programmi più visti in tutta la Calabria, non lo diciamo noi, ma lo dicono i dati Istat e tutto il resto. Quindi mi raccomando, dovete invitarci quando organizzate qualche evento, perché sarebbe bello regalare anche ai calabresi la grande organizzazione di tutti gli amici della Svizzera. Ma so che insieme ci sono altri paesani con te. Il tuo nome? Pasquale Nicastri. Un cognome, una garanzia, anche lui fa parte di questa associazione. Invece tu ti chiami? Maurizio De Giorgi. Maurizio De Giorgi, siete tutti di? Io di Falerna, sono nato a Falerna. Di Falerna però? Mi chiamo a Chiasso. A Chiasso. Io abito a Morbio Inferiore, che è vicino a Chiasso. Anch'io a Morbio Inferiore. Francesco, ma tu fai parte anche di un'altra associazione? Sì, io e il presidente dell'associazione Calabrese Mendrisiotto facciamo parte della FACIS, che sarebbe la federazione che gestisce tutte le associazioni che sono presenti nel mondo, in quel caso che sono presenti in tutta la Svizzera. Quindi abbiamo anche, diciamo, un contatto diretto con la Regione Calabria per organizzare eventi e far conoscere sempre di più il nostro territorio a livello nazionale in Svizzera. Noi calabresi siamo ovunque, dalla Svizzera nel mondo siamo internazionali, i migliori dottori, i migliori medici, i migliori avvocati, i migliori docenti, i migliori ingegneri sono i nostri, i calabri. Number one. Beh, che dire ragazzi, non vediamo l'ora di fare questo gemellaggio, trend union tra... dimmi! Allora, già ti dico che noi per il 4 di dicembre facciamo una cena per tutti i soci, la facciamo ogni anno, è riuscitissima, quindi se volete venire già nel mese di dicembre avete il tempo per organizzarvi. Possiamo vedere di organizzarci e se riusciamo volentieri, nella peggiore delle ipotesi, tu ci manderai qualche video fatto bene, magari poi con mio cugino Raffaele Campisano ci mettiamo d'accordo come avere le immagini e facciamo una cosa intelligente, la mandiamo poi in tutta la Calabria con RT canale 14 con il programma Vincent a spasso col sorriso. Ma se siete d'accordo con me, io voglio chiudere ufficialmente la puntata con voi, la puntata dedicata a tutte le persone che sono emigrate nel mondo. Vincent a spasso col sorriso, io sono anche di Falerna, di genitori falernesi, con tutti i parenti di Falerna, vi ho voluto fare personalmente il regalo per mandare in tutto il mondo le immagini che andranno anche in diretta streaming. Io, sapete cosa dico a ogni chiusura di puntata? Eh? Lo sai? No, non lo so. Io dico sempre, la messa è finita, andate in pace. Ciao a tutti! Ciao, ciao.